fino all'ultimo secondo. Questa era Love Me or Leave Me, Nina Simone, e abbiamo al telefono la persona che l'ha scelta, ovvero Barbara Masoni. Buongiorno, benvenuta. Ciao, grazie dell'invito, ciao Flavia, ciao Giovanni e ciao a tutti gli ascoltatori. Grazie a te per aver accettato e per aver scelto questa splendida canzone, della quale ti chiedo subito il motivo. Ma guarda, allora il motivo è che Nina Simone è un grandissimo personaggio. Mm-hmm. Noi l'abbiamo già, tra virgolette, ospitata sui nostri canali social per la rubrica che abbiamo chiamato La Donna della Domenica, nella quale riportavamo dei profili di donne da non dimenticare, che magari erano poco conosciute o che meritavano di essere valorizzate, figure che sono state non così valorizzate, no? nella loro carriera, nei loro talenti, magari considerate strane, inadeguate, eccessive, oppure in quanto donne non degne. E questa è proprio una delle quello che è successo a Nina Simone. Nina Simone è stata una grandissima musicista, lei voleva suonare il piano, voleva essere una musicista classica, però non c'è riuscita proprio per il suo essere donna, e quindi tra virgolette relegata a musica più leggera. Naturalmente poi così non è stato, perché ha regalato delle grandissime musiche, delle grandissime canzoni al soul, al blues, con inserti jazz, impegnandosi tantissimo per i diritti civili delle donne e delle persone di colore, perché comunque lei le discriminazioni le ha subite tutte, no? Sì. A questo proposito esiste un meraviglioso documentario che io periodicamente ritiro fuori come consiglio, diciamo, per tutti quanti, che è What Happened Miss Simone. Che racconta proprio la storia di Nina Simone, con una particolare attenzione al periodo dell'attivismo politico. Quindi devo dire, se non l'avete visto, è un buon modo per entrare in contatto con lei, oltre alla parte artistica. Che bene, sicuramente è importante. Non lo conoscevo. È su Netflix. È su Netflix, esatto, quindi è anche facile da recuperare. Allora, Barbara è una delle due promotrici di questo festival contemporanea che si terrà questo weekend, quindi sabato 10 e domenica 11 ottobre a Biella, che ha una matrice di nascita online. Cioè è come se ci fosse stata, nel vostro caso, una migrazione alla presenza, a riunirsi veramente dal vivo. Raccontaci un po' com'è nato tutto quanto il progetto. Allora, il progetto nasce innanzitutto da una mostra che era stata fatta a fine 2018, sempre a Biella, nel borgo del Piazzo, a Palazzo Ferrero, che si chiamava Contemporanea Artiste si raccontano, dove Irene Finiguerra, che è l'altra direttrice artistica insieme a me del festival, aveva invitato 20 artiste contemporanee di matrice molto femminile, perché artiste che utilizzavano anche dei mezzi tipicamente femminili, come, per dirne una, l'uncinetto o il rossetto nelle loro opere. C'erano artiste come Carol Rama, anche dalle più grandi alle più giovani e magari meno conosciute. All'interno di questo evento erano stati presentati anche un paio di libri che questi incontri avevano riscosso abbastanza successo, quindi ci è venuta l'idea di ampliare la visuale sulla scrittura delle donne, sulla scrittura femminile, e di farne un festival a sé. E quindi da lì abbiamo iniziato a lavorare. Poi chiaramente con l'emergenza sanitaria sono successe mille cose, per cui la presenza non era garantita, poter organizzare un festival in presenza, e quindi abbiamo cominciato a inserire dei contenuti da giugno sui social, comunque per in qualche modo andare avanti con la mantenere viva questa idea, aspettando tempi migliori, ecco. Esatto. Poi non si sapeva come e quando sarebbe potuto fare, infatti l'abbiamo dovuto anche rimandare, però in sostanza abbiamo iniziato a pubblicare i nostri contenuti con una scaletta giornaliera, dove si andava dalle citazioni
alle rubriche che insomma, le due che mi piace citare sempre sono Il caffè con le ragazze, sì, che è una serie di interviste con scrittrici, da Costanza Rizza Casadorsogna, Lidia Ravera, Giusy Marchetta, Simonetta Fiori. Abbiamo avuto anche registe, abbiamo avuto una tatuatrice di Biella, abbiamo avuto Martina Liverani, Emanuela Canepa, Maria Paola Merloni, che ha scritto un libro su suo papà, che era comunque un grande industriale italiano. E qui, bevendo virtualmente un caffè a distanza, abbiamo raccontato libri, abbiamo raccontato un po' di cose con queste ragazze. L'altra rubrica che ci era piaciuto molto attivare è stata quella che abbiamo chiamato Scrittori per scrittrici. Mm-hmm. Infatti, abbiamo chiesto, quindi, molto interessante. Ecco, questo perché? Perché chiaramente a noi non piace fare discorsi di esclusione, non è assolutamente un festival o un'iniziativa che esalta la scrittura femminile o il punto di vista femminile, ma che dà una visione. E quindi abbiamo chiesto anche a scrittori di descriverci e di raccontarci le loro scrittrici preferite in pochi minuti, e perché ce le consigliavano. E devo dire che la risposta è stata straordinaria, e abbiamo avuto per esempio Maurizio De Giovanni, che ha parlato di Matilde Serao, Matteo Bibianchi, che ha parlato di Bebitz, Raffaele Riba, Fabio Stas, Francesco Piccolo, Andrea Pomella, Simone Tempia, un'immagine Manzini, sì, insomma, molto praticamente, tantissimi. E tra l'altro, praticamente quello che poi nel festival di questo weekend ci sarà è la diciamo riproposizione di alcuni di questi appuntamenti dal vivo. E mi riaggancio subito a quest'ultimo che hai citato, per citare appunto quelli che saranno gli scrittori e scrittrici. Ci sarà Andrea Pomella, Nicolò Targhetta, Simone Tempia, che è stato anche nostro ospite. Tutti e tre li abbiamo avuti ospiti anche noi. E tutto sarà moderato da Gianmario Pilo, che è l'ideatore della grande invasione di Ivrea, che abbiamo avuto ospite anche lui. Quindi insomma, devo dire, c'è una grande unione di intenti. E poi raccontaci un po' cos'altro succederà in questo festival. Allora, nel festival succederà che faremo colazione leggendo i giornali con due giornaliste del Corriere della Sera, il sabato con Roberta Scorranese e invece la domenica con Francesca Angeleri. Mm-hmm. Poi si susseguiranno gli incontri, appunto, come dicevi giustamente tu, abbiamo ripreso il format del caffè con le ragazze, quindi ci saranno Simonetta Fiori, ci sarà Florencia Di Stefano Abicen, che ci parlerà di un libro che lei ha tradotto, non è l'autrice, ma ci parlerà dell'Atlante delle donne, sì, che comunque è un libro molto, molto importante. Molto importante, vero. Esatto, sì, è un vero e proprio Atlante con 200 infografiche che raccontano i dati sulle donne da cui bisognerebbe partire per fare determinati discorsi e prendere delle decisioni, insomma. E poi, sempre per il caffè delle donne, domenica ci sarà il caffè con le ragazze, ci sarà Alice Basso, che presenta Il morso della vipera, mm-hmm, l'ultimo suo lavoro, e nel pomeriggio questo è interessante, Anna Peiron, vivaista qua in Piemonte, che è specializzata nella coltivazione di rose antiche e che ha scritto questo libro che si intitola Il romanzo della rosa. Poi ci saranno altri incontri con Mariangela Pira, che conduce una trasmissione su Sky TG24, parlerà di economia, dell'impatto sul virus dell'economia. Ci saranno due pranzi con le scrittrici, uno con Barbara Frandino, che parlerà di Edna O'Brien, e invece la domenica Elena Varvello, che parlerà della scrittura di Elizabeth Strout, l'autrice di Olive Kitteridge, che tanti conosceranno. Sì. Non ci sono solo scrittrici, avremo il piacere di
di parlare anche con Vera Gheno, che è una sociolinguista che ha collaborato 20 anni con l'Accademia della Crusca e oggi conosciamo molto bene, adoriamo, adoriamo. Quindi appunto tutti i, insomma il suo punto di vista sulla, sulle parole al maschile, al femminile, il discorso sulla schwa, sullo schwa ci sarà da dibattere come sempre, esatto, giustamente, esatto. Senti, per quanto riguarda diciamo le informazioni pratiche, tutti gli eventi si svolgeranno a Palazzo Gromolosa, appunto a Biella, sì. Tranne come dice giustamente il sito quando diversamente indicato, quindi insomma visto che giustamente ormai ci vuole un occhio attento su tutto, quindi vi invitiamo a mantenervi diciamo in contatto, credo soprattutto con i social, che poi sono la cosa che rimane più diciamo immediata, no? Sì. Quindi Facebook, Instagram, e poi c'è il sito che è contemporanea-festival.com. Barbara, a proposito di questo dialogo tra il reale e il digitale, sia per quanto riguarda appunto le tematiche, ma anche per quanto riguarda l'attesa, anzi i momenti in cui attendevate di poter pensare di farlo questo festival, quanto è stato un dialogo energizzante e quanto invece è stato una fonte di stress per quanto riguarda proprio il discorso del festival? Ma allora, più secondo me più energizzante, okay, sicuramente che non di stress, perché comunque abbiamo avuto innanzitutto il tempo di rodare, se vogliamo dire, i contenuti sui social, e devo dire che è stato per noi, essendo oltretutto alla prima edizione, è stato un momento molto importante e di grande riscontro, perché i risultati che abbiamo avuto, i numeri, insomma, siamo molto molto soddisfatte, come dicevamo prima, anche la partecipazione degli autori, delle autrici, la collaborazione con le case editrici, è andato tutto molto molto bene. È chiaro che c'era poi la parte di un po' il punto interrogativo di se, quando, come, certo, come attuare poi gli incontri in presenza. E devo dire che per il momento appunto siamo riuscite poi a organizzarlo in questo luogo, in questo palazzo storico molto bello, nella parte alta e nel centro storico della città, che ha un auditorium molto ampio e quindi ci permette di avere un buon numero di posti molto distanziati. Perfetto. Quindi bene, su quello siamo, insomma, siamo anche contente di riuscire a portare qualcuno anche in presenza. Perfetto, grazie mille Barbara. Speriamo di poter venire alla seconda edizione. Sì, siamo un po' delocalizzati per questa, però ci si può organizzare. Però ci organizzeremo magari per la prossima molto volentieri. Bene. Grazie mille intanto appunto a Barbara Masoni, Contemporanea Festival, questo weekend, quindi 10 e 11 ottobre a Palazzo Gromolosa a Biella. E la seconda scelta musicale rimane diciamo in tema di grandi donne, in questo caso, grande musica, e anche di grande musica, assolutamente. In questo caso si tratta di Patti Smith con Frederick. Spiegaci perché l'hai scelta, Barbara. Spiegare perché uno sceglie Patti Smith. Sì, lo so, mi rendo conto che ecco. Però dai, magari. Allora, Patti Smith è un personaggio veramente universale. Io non so neanche come descriverla. Sciamana, madre, sacerdotessa del rock. Cioè, lei è veramente, veramente tutto. È una persona anche di una umiltà estrema. Vero. E che si dà veramente tanto per i diritti civili, per il discorso appunto delle pari opportunità, e per il mondo, per la sostenibilità ambientale. Anche sua figlia è molto attiva in questo senso, con delle fondazioni, eccetera. È un personaggio che ha dato tantissimo alla musica, perché dagli anni 70, da quando con la sua Patti Smith Group ha iniziato a proporre le sue poesie in musica e poi le sue canzoni, ha veramente cambiato forse la faccia del concetto di rock and roll woman. Sì, ecco, sono non d'accordo, so come dire. Assolutamente. La canzone scelta, Frederick, è sostanzialmente una canzone d'amore. Lei ha
amato molto Fred Sonic Smith, suo marito, così come ha amato molto anche altri uomini nella sua vita che ora non ci sono più. E vabbè, adesso in particolare Frederick l'ha scritta e pubblicata quando lui era ancora vivo, però è una persona, secondo me, che sa amare tantissimo quello che fa e sa donarlo anche agli altri, oltre a essere una grande donna del rock. Vedi, hai trovato delle motivazioni stupende. Non era così scontato. Grazie mille, sì, Barbara Masoni, Contemporanea Festival. Allora ce l'ascoltiamo insieme. Questa è Patti Smith con Frederick. Ciao, grazie, Barbara, grazie. Grazie. Ciao.